Ma non, la gente non crede più, non vi crede più. Allora, la conclusione della puntata di oggi è con una ragazza, con una ragazza che in realtà non è una ragazza, non è una ragazza, perché è una signora anche di una sua, anche la sua età. Conduttrice televisiva, giornalista da poco da gennaio, è diventata giornalista da poco da gennaio, perché oggi è la giornata della liberazione, però è anche la liberazione, se possiamo dire, anche dal bisogno. In realtà lei non aveva, non era in una situazione di bisogno, però ha iniziato a fare tanti, tantissimi soldi con OnlyFans, ma con un OnlyFans molto diverso da quello che ogni tanto raccontiamo anche noi. Giulia Rizzardi, buonasera da San Benedetto. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Giulia. Giuseppe, buonasera Cruciani. Mi raccomando, non essere troppo pungente con 6.000 grattacapi. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, signora, già signora. Vabbè, hai una tua età, cara Giulia. Esatto. Quanti anni hai? Diciamo tutta la verità. Ma non, diciamo, non lo devi proprio dire l'età, le signore non si chiede. Vabbè, d'accordo, tu fai OnlyFans, fai OnlyFans. Diciamolo. Io sai cosa dico sempre, Giuseppe, Cruciani, Giuseppe, come ti devo chiamare? Guarda, Giuseppe va benissimo. Okay. Giuseppe, va... Allora, io dico a tutti che io non ho età. Non hai idea. Ho capito, cioè, le persone però che ti seguono, se vanno sui tuoi social, sui tuoi profili, vedono una signora, una che possiamo definire tranquillamente MILF, perché tu hai una famiglia, dei figli, eccetera. Hai, credo, 2 o 3 figli, se non sbaglio, giusto Giulia? No, diciamo che ne ho di più di 2 o 3. Quanti figli hai? Scusa, Giulia. 5. Hai 5 figli. 5 figli. Tutti con lo stesso marito? Tutti con lo stesso marito? Sì, esatto. E dunque, abbiamo... Notano, ma sì. Allora, la cosa è questa. Giulia Rizzardi, sostanzialmente, MILF, 5 figli con lo stesso marito, famiglia tutta, diciamo, tradizionale, se così possiamo dire, no? Famiglia tradizionale. Preciso, perfetto. Giornalista pubblicista dalla fine di gennaio di quest'anno, presentatrice televisiva in una televisione locale, eccetera, e durante il lockdown va su OnlyFans, crea un profilo di OnlyFans. E adesso che, grazie, diciamo la verità, cara Giulia, qui è una trasmissione in cui si dice tutta la verità e nient'altro che la verità. Sì, tu hai una certa, diciamo, non sei una che fa sesso, sesso hard dentro OnlyFans. No, fai delle foto e dei filmati, sì, soft, sì, sì, che però puntano soprattutto su una cosa, puntano sulle tue tette. Diciamola tutta. Allora, aspetta un attimo. Allora, prima di tutto io devo sfatare due miti. Il primo mito è quello che OnlyFans non è uguale a pornografia. Prima cosa. Beh, dipende. Dobbiamo sfatare questo dipende. Mito. Dipende. No, aspetta, non è uguale. Appunto, dipende, perché c'è quella parte lì che è la parte. Cioè, ci sono tanti influencer, tante persone che fanno pornografia su OnlyFans. Però non è che si debba fare o si può fare solo quello. Ma scusi, quanti anni hanno i suoi figli, però? Parliamo di cose serie. No, i suoi figli quanti anni hanno? No, allora, ma questo è un altro discorso. Andiamo, non ho capito la pornografia. Condividono, no, aspetta, il fatto che la mamma mostri quanti anni hanno i miei figli. Aspetta un attimo, però. Allora, prima di tutto, se tu vedi il mio profilo, profilo anche Instagram, i miei figli non compariranno mai in nessuna fotografia. Vabbè, ma questo non è importante, cosa qua non è importante. Io voglio capire una cosa. Tu hai 1.600.000 follower su Instagram, innanzitutto. Sì, esatto. Allora, la cosa che voglio capire, tu dici non faccio contenuti hard, però in realtà il massimo che fai credo che sia il famoso topless, cioè tiri fuori le tette, questa è la realtà. Sì, o no? Allora, poi un'altra cosa che voglio sfatare, questa, scusami Giuseppe, ma fammelo dire. Aspetta, fammi dire. Un'altra cosa. Allora, qual è questa cosa? Che al giorno d'oggi, nella società d'oggi, nel mondo d'oggi, si sono sfatati tantissimi tabù dal punto di vista sessuale, no? Cioè, voglio dire, mo adesso la gente si scandalizza nel 2023 ancora per una bella donna nuda. Ma nessuno si scandalizza, nessuno si scandalizza. No, ma lo dico in generale, comunque, perché comunque vedi, tu riesci, scusami Giulia, però andiamo per ordine, perché non ti devi vergognare di nulla, Allora, esatto, tu fai sostanzialmente delle foto e dei video soft mostrando soprattutto le tette. Quanto porti di misura tu? La quinta, una quinta abbondante. Un abbondante. Esatto, una bravo, quinta una quinta. Abbondante. Ma abbondiamo, rifatte o no? Beh, me le sono messe a posto, dai. Te le sei messe a posto. Grazie all'attività su OnlyFans. Tu mi hai detto prima, mi sono fatta che cosa? Sono riuscita a farmi che cosa negli ultimi anni? Beh, mi sono presa la casa e mi sono presa una bella macchina, no? Una bella Mercedes. Oh, suo marito, che dice io di questo, marito, tuo marito è d'accordo naturalmente con questa attività che fai, immagino. Mio marito, certo, perché io non faccio niente alla fine, fisicamente io non faccio niente con nessuno, è tutto una cosa virtuale. Assolutamente. È tutto un mondo virtuale.
e soprattutto, come dicevamo prima, riagganciandomi al tuo discorso, qua non si parla di pornografia, si parla, come dicevi prima, di andare a stuzzicare la fantasia delle persone che ti guardano. Ma dunque, quanti anni hanno i suoi figli? Oh, ancora, non me ne frega niente dei figli. Ma allora, chi è questo curiosone? È Parenzo, vuole sapere il più grande quanti anni ha. Il più grande quanti anni ha? I suoi cinque figli, che magari allora, un amichetto di un suo figlio dice: ah, guarda la tua mamma che fa, insomma, vabbè. Va bene, ma insomma queste sono cose proprio scontate che uno va sempre a parlare su questi ragionamenti. Quando credo, io voglio dire forza. Una cosa, l'importante è, non è queste cose non contano, anche perché i ragazzi di oggi sono molto più avanti di quello che siamo noi a 50, 40 vero, anni. I vero. Ragazzi di oggi sono avanti anni luce rispetto a queste cose qua. E soprattutto la cosa importante che devono avere i figli, sì. tutti i figli, è l'amore. L'amore e la presenza del genitore. Questo è chiaro. Quella è la cosa importante. Scusami, ma non ho capito, tu diciamo punti molto sul fatto di accendere la fantasia, da quello che mi hai detto, no? Esatto. Di accendere la fantasia, fantasia attraverso un po' figlio. Di immaginazione, è quasi ma una certo. cosa da anni 80 quasi. Certo, rivisitando quelli che erano i film, ti ricordi, film di Pierino con i Dutch Fennec, Barbara Bush, questi film dove guardavi dentro la serratura e vedevi una donna, sì, magari in autoreggenti, mezza così, mezza scosciata, con un mezzo seno, però e la fantasia andava. Ma cosa ti chiedono? Cosa ti chiedono che non fai? Le peggio cose, naturalmente, i tuoi utenti. No, non mi chiedono niente, perché loro ormai lo sanno quello che io do e quello che non do. Al massimo e che fai, che il massimo che fai, che cos'è? Il massimo che fai, che cos'è, Giulia? Un topless. Vabbè, oddio, parlerai con qualcuno, attenzione. No? Accenderai la fantasia di qualcuno con le parole anche. No, ma no, sui video magari, però ricordiamoci che ho anche una clientela selezionatissima. Cioè? Perché io ho un abbonamento tra i più cari, perché il mio abbonamento certo, è quanto costa? $5. Quanto costa? Ma chi è quello sotto che disturba di... quella zanzara l'elite. Che fa zzzzzz. Quanto costa, l'elite. Giulia? Quanto costa l'elite di $35. Come $35? Al mese $35 anche? Certo. Scusa, io ma tu mi hai detto prima dell'intervista che tu riesci ad arrivare a quanto? A guadagnare quanto? Me l'hai detto prima? Dobbiamo proprio dirlo. Sì, così, diciamolo, tanto non c'è. Assolutamente, dimmi. Quanto? Allora, al mese io riesco a fare proprio nei tempi grassi, sì. perché sai, comunque non è sì. che tutti i mesi sono certo. uguali. Sì. 15-18 mila euro al mese. 15-18. Ma mi hai detto a un certo sì. punto qualche mese sei riuscito a fare anche di più, 50-60, adesso cali, stai no, calando. No, piano. Beh, in un tot di mesi sono okay. arrivata a fare 80. No, 15-16. Però dico 15-18 mila euro al mese è un bel prendere, o no? Assolutamente. Ah, cavoli. Ciao. Ciao amica mia, avanti tutta, non mollare. Ciao. Ciao. Allora, la conclusione di questa puntata è...